Allora, senti, ora ti faccio qualche domanda così. Senti, nella tua lunga esperienza, sempre se ti va di rispondere, cioè, io ho scritto i musicisti meno montati e quelli più presuntuosi con cui hai diviso qualche palco. Bruce Dickinson è uno degli esseri più merdosi del mondo, secondo me. Poi questo addirittura in Svizzera si era pulito il culo con la bandiera italiana, io già per questo non andrei a sentire. Invece questi ragazzi mi hanno fatto un cazzo proprio, capito? Quando ho fatto il Mostro of Rock nel 91, lui era di fianco a me, tutti che chiamavano, lui si è girato verso Steve Harris, ha detto altre stronzate, capito? Mi stavo pure menando sto coglione, hai capito? E quelli che invece non ti saresti mai aspettato, che invece si sono dimostrati non mi sarei mai aspettato, oppure io magari ti hanno dato rispetto e umiltà, certo, delle persone. Eddie Van Halen, Sammy Hagar, Richie Kotzen, Chuck Billy, The Testament, Donny James Dio, persone con cui ho avuto Lemmy, con cui ho avuto rapporti veramente, un po' di anno anche, una persona stupenda, è un po' fuori con un cammello, però. C'è Danny Stratos quando ha suonato qui, ne ha parlato, ha detto di cotte e di crude, di un po' di canno. Lui è un po' fuori, un po' troppo, esagera troppo. Senti, ecco, una domanda che mi è venuta ora da dirti. L'anno scorso c'è stato il Gods of Metal, quello italiano, no? Secondo te abbiamo fatto anche questo inverno adesso. Esatto. Ma secondo te è una buona idea quello di separare i gruppi italiani da quelli stranieri? Cioè farlo vedere quasi come una cosa a sé stante? No, secondo me sarebbe giusto fare, tipo come hanno fatto quest'anno, l'inverno fare un Italia Gods of Metal, esatto. È giusto. E poi... Ma il problema poi sai qual è? Che purtroppo ci sono tante di quelle band, come fai a farle suonare tutte al Gods of Metal? Certo. Al Gods of Metal quando ne hai fatto suonare una, due... No, ma io ti dicevo sera... Ah, tu fare la, dici la serata italiana? Sera, perché serata italiana? Cioè perché per esempio Pino Scott fa il Trez, non posso suonare insieme, insomma, a Ronnie James Dio, faccio il nome viene a caso? Sicuramente. Perché, cioè, inserirli in un contesto solo italiano, non so se all'estero... fanno parecchio mestiere, solo metal tedesco, no, metal svizzero. Lo facciamo solo noi. Perché secondo te non è... Noi, insomma, è da 20 anni si dice sempre il metal italiano, però a furia di dircelo, di piangerci un po' addosso, non è che facciamo un danno alla scena stessa metal italiana. Secondo me, io quando compro, ti dico personalmente, quando compro un disco, non guardo se è italiano, a volte lo scopro dopo che è italiano, perché se mi piace, per me può essere italiano, così, finlandese, così, giapponese, non faccio le categorie a nazionalità. E mi piacerebbe, però io ho una domanda da ignorante, non da musicista, che sono musicista, che forse si ragionasse anche in quest'ottica qua, cioè senza stare a vedere la nazionalità, chi merita può suonare con gli Stratovarius, con, per esempio un gruppo del vostro calibro, un personaggio come te, vabbè te non hai bisogno perché suoni anche con quelli, però anche la Strano Officina, ma non solo la Strano Officina, ci sono tanti, appunto. Sei quanti? Il problema è che purtroppo non c'è rispetto per le band italiane in questo paese. Anche fa pagare 10 euro il biglietto. Perché fa pagare meno? Perché valgono meno? Cioè, io te lo dico perché mi accorgo leggendo cose che la gente un po' si sente. Sicuramente. E ci sono alcuni gruppi, ci sentiamo ora non voglio fare nome e cognome, tipo come... i Labyrinth, che si sono rifiutati perché non hanno suonato a una certa ora, perché si pagava poco, si sente un po' deprezzati. Allora volevo un attimo. Il problema però, io sono d'accordissimo con te su questo. Il problema è che però purtroppo. Manca il rispetto per i gruppi italiani, perché quante band vengono in Italia straniere, non solo per il Gods of Metal, capite? E lì bisognerebbe usare le band italiane come supporto, capite? Farle suonare. Invece non gliene fotte un cazzo a queste qua, proprio. Questi pensano solo ai grossi numeri, secondo me, capito? Ok. Il paese proprio che è messo male, in tutti i sensi proprio. Senti, faccio altre domande e poi ti lascio andare. No, infatti avevo portato questo giornale qua. Volevo prendere spunto da quello che ho sentito oggi, la tua trasmissione. Una cosa invece che ti voglio dire su questo giornale, se tu l'hai letto, io compro quasi tutti. Ma questo è nuovo? Questo è l'ultimo che è uscito, sì. C'è una recensione del mio libro da qualche parte. C'è anche la mia intervista qua. No. Io non mi ricordo se l'ho letto o che l'ho comprato questa settimana. No, forse questo è quello vecchio. No, questo è l'ultimo, forse, ma è Metal Maniac o Metal Hammer? Ma è questo, ci sono i Kiss. Ma ci deve essere per forza. Di ora. Come è pazzesco, scusa. Perché... Ecco, questo forse. Sì, ma c'era anche la mia. Questo lo piglio stasera. Ma c'era anche la mia intervista che ho fatto con la cantante di Exilia e con quella dei Macbeth. Questo è l'ultimo che è uscito. Sì, sì, ma sì, perché questo. C'erano i Kiss in tour. E questo, ma dove cazzo è? Ha tirato via la pagina.
possibile. Dove cazzo è? È allucinante, guarda, era questo, eccola, questa qui, sì. No, ancora non l'ho letta, eccoti qua, la devo ancora leggere. E niente, volevo dire a sta signora qua invece, che ha fatto una recensione di merda del libro proprio. Vai. Io nel libro voglio che si parli di Pino Scott, del culo che si è fatto nella vita, del suo impegno sociale, della musica, voglio, capito? Che non si parli... sono un po' alcuni cliché che bisogna fare. Comunque senti, io avevo portato sto giornale perché traendo spunto da quello che ho sentito oggi in trasmissione e quello che c'è scritto qui, allora praticamente qui si fa, ho letto oggi che te giustamente ti sei incazzato come una bestia contro quello che ha detto Gavino, quello di Savino di Radio DJ, che è lo stesso che lavora con la Simona Ventura. Te devi sapere, Simona Ventura lì a quelli del calcio spesso lavora insieme. Simona Ventura fanno quella trasmissione X Factor, che io l'ho vista cambiando canale, non l'ho mai vista, perché Simona Ventura X Factor, sai chi ha bocciato? No, ti voglio dire, ha bocciato Roberto Tiranti, cioè voglio dire, ecco, che è uno dei migliori cantanti, appunto, che abbiamo in cantante, Italia, cioè voglio ma dire, poi Simona Ventura, ma che ma cazzo dire, ecco, sei? Ma questa gente qui, secondo te, cioè siamo arrivati a un livello, cioè, di diciamo di onnipotenza di questi personaggi qui. No, ma poi stanno qui facendo diventare una barzelletta la musica, capito? È quello, sì, infatti, il, cioè voglio dire, secondo te cosa si potrebbe fare per far cessare questa onnipotenza di questi personaggi che solo perché ora diventano popolari vogliono fare tutto? Perché cioè, questa gente qua gli fanno fare tutto quello che vogliono, hai capito? Però gli danno pure una montagna di soldi, hai capito? Non si può. Il titolo del Datevi Fuoco, no? Come lo dobbiamo prendere? Cioè, io lo vedo, sarebbe stato meglio forse dategli fuoco, perché no, magari chi, ma io per esempio che compri il tuo disco, Datevi Fuoco, magari dategli fuoco a chi magari ha un, ma io, per è me, fuori da certi, ma il bello è questo, che nessuno si deve sentire preda di questo Datevi Fuoco, le merde si devono sentire preda, capito, di questo Datevi Fuoco, e questa è la mia intenzione, capito? Perché dategli fuoco vuol dire veramente andiamo in giro a bruciare la gente, andiamo in giro, cioè ultimamente c'è già qualcuno che si sta dando fuoco, minchia, cioè non lo so io. E l'intenzione è quella, hai capito? Poi è nato dal fatto che io le prime volte che andavo a Rock TV, hai capito, mi è venuto fuori sta cosa con uno che non mi ricordo, che mi aveva chiamato, mi ha detto ma datti fuoco, mica sembra che è diventato, i ragazzi vengono in concerti con le lenzuola che ho scritto Pino, dacci fuoco, beh, è diventato uno slogan, cioè, è diventato uno slogan, poi comunque è anche una cosa un po' così divertente poi alla fine. Passo un amico qui, che un amico comune che è qui con me, qui a Prata a suonare, oggi te lo passo, ti faccio salutare. Fabio, Pino Scott, ciao fratello. Come stai? Suono a Siddhartha qui a Prato. Bello, bello locale, bello. Ieri abbiamo fatto il Tartaruga a Como. La polizia stanotte mi ha fermato alle 4, mi ha fatto. Ha cercato di farmi il palloncino, non c'è riuscita. Non c'è riuscita. Villa Guardia, ieri sera, benissimo, 1300 paganti, benissimo, benissimo. Questo è un messaggio per Vero Rock, ragazzi, grazie per il lavoro che fate, grazie a voi, a tanti piccoli spazi come i vostri, piccoli non è un'offesa comunque, è un segnale di rispetto da parte mia, grazie per il lavoro che fate, a voi e tanti altri come voi. Long live rock and roll, sempre.